Te lo dico, se continui così, io me ne vado da casa, ok? Magari te ne vai. Pensi che scherzavo, Ilari? Vuoi fare la simpatia? Io me ne vado veramente. Ah, finalmente una vita senza mio padre. Ci vorrebbe papà. Papà! Ilari, perché piangi? Ah, sono tornata con il pullman e ora sono bello stanco, non mi vado a fare niente. Oddio, ora me ne vado a letto e vado a dormire. Ilari, sei tornata? Ila? Il... Ma lo zaino per terra, il grembiule per terra. Ma Ilari, dove sei? Oggi non mi vado a fare nulla, non faccio compiti. Ma immaginate che mi metto sotto le coperte e dormo. Ah, che bel sogno. Ilari, vieni subito qua. Dimmi se questo è il modo di entrare a casa e lasciare il camice per terra. Lo zaino per terra. Eccolo, sono accorto, sono tornata. Oddio, sto arrivando. Sono pure stanca di già. Ilari, dove sei? Dove ti sei messa? Io non ho parole, io non ce la faccio più, Ilari. Adesso tra poco arriva tua madre. E dove sei? Adesso quando arriva tua madre, adesso ti faccio mettere in punizione, perché io questo casino non lo metto a po'. Oh. Esci fuori. Esci. Adesso tu. Innanzitutto vai a mettere a posto. No, hai buttato, hai fatto un casino, esatto. Ilari, mettiti subito a fare i compiti. Prendi lo zaino. Ilari, prendi lo zaino. Ilari, vatti a mettere seduta. No. Ila, vatti a mettere seduta. No. Adesso invece tu ti metti qui seduta e fai i compiti, perché io non ce la faccio più. Guarda, Ilari, te lo dico, se continui così, io me ne vado da casa, ok? Magari te ne vai. Guarda, non giocare, perché veramente prendo e me ne vado da casa, se tu non... Ila, devi cambiare, ok? Ah, non ti interessa se me ne vado via da casa? Ok, adesso voglio dire, fai i compiti, perché guarda, veramente questa volta, Ilari, sono serio, eh. Adesso fai i compiti che ti hanno dato a scuola. Sì, sì, va bene. Ok, sbrigati, torno qua fra 5 minuti, ok? Va bene? Sì. Non ce la faccio più. Ora io me ne voglio, anzi, vado da lui, se ne va da casa e io rimango qua. Se io vivo da sola, Ila, stai facendo i compiti? Sì! Ora basta! Questi sono i compiti! E uno! Quest'altro di la cucina! Ah, finalmente un po' di relax e mi posso finalmente i funghetti mettere a vedere la partita. Ila, di tanto spero che ha fatto i compiti. Voglio vedere la partita in santa pace. Finalmente una bella partita. Questa partita. Marco, ti raccomando, dammi, fammi vedere la partita. Ilari, dammi là, guarda. No. Ah. Ah. Lo sai? Tu sei raccontando una battuta al volo? Dimmi. Cosa fa un telecomando in mano a Stefano? Cosa fa un telecomando in mano a Stefano? Sì. Ilari lo ruba. Ilari, dammi il telecomando, voglio vedere la partita. No, dammi il telecomando, Ilari, dammi il telecomando. Ilari, fai come ti pare, guarda i cartoni, non voglio più sapere nulla. Guarda, te lo dico, Ilari, io sto diventando matto. Adesso a parte o chiamo mamma, chiamo nonna, io prendo e me ne vado da casa, perché non ti sopporto più. Se continui a fare così, questa è l'ultima volta che ci vediamo oggi, perché io prendo e me ne vado da casa. Sì, mettiti a dormire, tanto io non ti disturbo. Ecco, brava, non mi disturbare, perché veramente me ne vado da casa, Ilari, me ne vado da casa. Ah, che stanchezza. Mi scoppia la testa, mamma mia, Ilari fa sempre casini. Vuoi riposare? Ora ci penso io a te. Ora lo vedrai cosa farò.
te l'avevo detto che se facevi ancora casino, chiamavo tua nonna, la facevo venire qua, perché non ti posso lasciare da sola, e me ne andavo, ok? Te la sei cercata, adesso io me ne vado perché non ce la faccio più. Meno male, vattene. Io posso stare pure da sola con mia nonna. Tanto siamo Gigio Gigetto, qual è il più caretto? Pronto, mamma? Sì. Certo, mamma della nonna dille. Ascolta, mamma, vieni qui subito a casa perché ho litigato con Hillary e non ce la faccio più a sopportarla. Vieni tu qui a casa perché veramente non la posso lasciare da sola. La mamma ancora non è arrivata al lavoro, ma io adesso prendo e me ne vado e la lascio qui da sola, ok? Sbrigati a venire. Alluda, veri vedo, nonna! Nonna! Ciao, amore! Ciao, quanto mi sei mancata! Adesso prendo qualche vestito e me ne vado. Pensi che scherziamo, Hilary? Vuoi fare la simpatia? Io me ne vado veramente. Questi sono i vestiti, io me ne sto andando, Hilary. Uffa, sono tanto dispiaciuta. Fai bene ad essere dispiaciuta, perché non faremo nemmeno più video su YouTube e non faremo più nulla. Quindi saluta i nostri amici funghetti, perché da oggi i video non si faranno più, perché io non ti registrerò più, non avrò più la telecamera, non farei più nulla, ok? Sì, mi dispiace molto. Ti dispiace? Infatti me ne sto andando. Ah, finalmente una vita senza mio padre. Non sento strillare. Niente, posso non fare compiti, posso dormire quando voglio, posso giocare a Gigio Gigetto con mia nonnetto, con mia nonnetta, e soprattutto non andare più a scuola. Dai, mamma, facciamo come la scuola. Dai, forza. Che l'altra volta non potevamo farlo con colpa di papà. Sì, l'hanno tirato un po'. No. Per niente. No. Mica fa qualcosa papà, mica sta con le persone. La 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 la. No! No, no, aiutami. Portami subito quel pupazzo, era il mio preferito, era spesciosissimo. No, ma adesso deve spostare il divano. Spostalo! No, no, non ce la faccio, fai con tutta la tua forza. Ce la puoi fare, credo in te. Due, tre, no. Certo, ci vorrebbe uno forte per spostarlo. Ah, chiamo papà. Papà! È vero, se n'è andato. Vabbè, rimarrà per tutta la vita. Ora mi metto a vedere i nostri bellissimi cartoni che io li vedo ogni giorno all'anno. Ah, ma io non so leggere. Nonna, amore, vuoi mettere i cartoni? Adesso è un problema, Maria. Non sono capace. Non me l'ha mai spiegato, papà. Manna, perché lo fa sempre lui. Non sono capace a mettere YouTube. Ci vorrebbe papà. Papà! Vabbè, farò un'altra cosa. Stefano, sì, entra, ha capito la lezione. Papà! Amore mio! Ma perché? Basta piangere adesso, basta piangere. Perché piangi? Perché mi mancavi. E invece papà è tornato subito, hai visto? Non sono andato senza chiedertelo, è che ti volevo dare una bella lezione per farti capire. Non sono imparata la lezione. Cosa? Non sono imparata la lezione. E cosa hai capito? Io devo fare i compiti. Ah! Che devi fare i compiti poi? E poi quando tu dovrai vedere la partita te la farò vedere. Okay. E poi quando tu dormirai ti lascerò dormire in
pace. Quindi ragazzi, Ilaria ha capito la lezione, quindi anche voi mi raccomando fate i compiti, vero Ilaria? Sì. Ecco, anche se Ilaria adesso si sta addormentando. E io quindi ragazzi direi che ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Va, ti voglio dare un attimo questo foglio, ti ho fatto un bel disegno. Oh, grazie, per chiederti scusa, perché hai capito? Sì. Ok. Però ho occhi chiusi. Va bene. Chiudi gli occhi. Va bene Ilaria, mi hai fatto un bel disegno, no, grazie mille, spero che hai capito. Ok. No. Posso aprire gli occhi? No. Ilaria, ma che cosa mi stai facendo, il solletico? Sì. Va bene, voglio vedere, sono proprio curioso di vedere questo disegno. Che schifo è. Scherzetto. Ragazzi, ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao. Vieni qua, vieni qua.